L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccolo, professore, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. La risposta di Celentano è stata repentina e netta, proprio a quanto lei aveva scritto ieri. Celentano ci ha risposto dicendo: darò tutto in beneficenza. Sì, per la verità mi sono sopravvalutato nella valutazione del rapporto causa-effetto. Ehi. Cioè, sapendo o credendo che la moglie gli abbia fatto leggere il mio articolo, quando qualcuno mi ha interrogato ieri, intervistato, sì. Questo, ho detto: beh, una cosa positiva, ma è sicuramente la conseguenza del mio articolo. Poi soltanto tardi ho letto i giornali e ho visto che anche alcuni non particolarmente, diciamo, spettacolari, o sento un po' come fanno i politici, che lo fanno per un po' di demagogia, ma esponenti dei partiti, quindi non per ragioni logiche, ma voglio dire, io... Lei l'ha spiegato ben bene ieri, per il suo... No, il articolo era perfetto, ma io ammetto che si muove da un dato che non ammetterebbero mai i due politici, cioè l'invidia, cioè se lui... Io quando vedo uno che prende 300.000 euro a puntata dico: io perché no? Certo. E quando vedo Fiorello, quelli lì, dico: io perché no? Certo. E quindi, e io perché ne ho avuti, me ne hanno proposti e contrattualizzati un po' meno di quelli che peraltro non ho neanche avuti. Cioè, io i soldi che avrei dovuto avere per la fatidica puntata, il programma non li ho mai visti. E peraltro la mia quotazione era più bassa. Sì. Allora faccio delle valutazioni, dico: se io valgo 100, Bonolis vale 10, e Celentano vale 40, ed è quello che ho fatto. Quindi l'ho fatto cinicamente, rispettando le condizioni delle persone che guadagnano poco, ma trovando perfettamente giusto che uno prenda 300.000 euro a puntata. Sì, professore, mi scusi, mi alzi un po' la quotazione di Paolo Bonolis, che è un mio amico del cuore. Me la 12.000. Per cui trovo giusto che uno prenda 300.000 euro a puntata se io ne prendo almeno altrettanti. Quindi, partendo dal concetto che io non ne ho avuti altrettanti, non ne ho avuti punto, e comunque la mia valutazione è più bassa, dico: sì, però lui fa il cantante. Allora faccio una rapida valutazione, uso come c'erano una volta le calcolatrici, e dico: allora, se io valgo 300 e non li ho avuti, lui, non come opinionista, perché lì vale meno 300, verissimo, no? Ma come cantante vale 40, quindi sono generoso. Cioè, io ho fatto un articolo generoso valutando come un agente teatrale, un impresario teatrale, il valore di Celentano. Quindi quello che ha mosso il mio articolo è l'invidia. Certo. Nessuno dei politici che hanno fatto la polemica con Celentano avrebbe ammesso che la molla era quella, invece l'hanno fatto perché loro credono che l'economia guadagnano sempre, cioè se quelli che hanno scritto guadagnano 15.000 euro al mese, entrambi, o i tre o i quattro che hanno fatto la Poli Bortone, nel mio parametro valgono 1.400 euro lordi, e quindi sono pagati 10 volte di più di quello che valgono. In questa gerarchia di persone improbabili che vengono pagate non avendo alcun merito per essere pagate, evidentemente ci sono delle motivazioni che io non condivido, e qui, però le ho lette, e probabilmente, vedendosi attaccato dal PDL e dal PD sulla questione del denaro, e anche dal suo articolo, anche dal mio articolo, lui ha risposto a un plurimo appello, e ha risposto nel modo più conferente alla moda e alla banalità che muove quelli che dichiarano di fare beneficenza. Però, siccome voleva far capire che non era una battuta come quelle di Benigni, che ha dichiarato di averlo fatto e non risulta aver dato i denari ad alcuno se non a se stesso, ha dato anche gli estremi e ha indicato Emergency, che proprio quello è scicchissimo, è di moda. Poi, voglio dire, puoi
puoi non dire, mica dici Don Mazzi o l'altro lì, Don Gelmini, che sono due, cioè uno addirittura da galera e l'altro dici Emergency, perché è una sciccheria. E poi ha indicato queste sette città da cui aspetta che sindaci illustri riconoscenti gli dicano i nomi delle famiglie povere. Su questo pensavo di fare un altro articolo, stracciandolo ancora, cosa che forse farò oggi per la sua... Allora ho pensato che ci poteva essere un anagramma e gli volevo suggerire di dare un 20.000 o 25.000 euro per il restauro di un dipinto fiammingo di Arrigo o Enrico Fiammingo, sì, che è nella chiesa di Marcianise, ehi, che è come l'anagramma di Emergency. Eccolo che bello. Ho pensato che forse questa cosa qua potrebbe non piacere, forse non la capirà, ma dico Marcianise, che è una piccola, una bella città, piccola città vicino a Caserta, certo, è il luogo dove io ieri ho visto un'opera straordinaria in abbandono totale, come l'altra parte la Reggia di Carditello e altri luoghi che potrebbero beneficiare di un contributo, naturalmente lì occorrono più danari. Sì. Insomma, tenuto conto poi del fatto che lui, quando dice che darà i danari in beneficenza, farà. Intanto, ovviamente, non deve pagarci le tasse. Quindi, no, ha detto che pagherà anche le tasse di tasca propria. Ha detto anche questo. Dichiarato che osserverà anche il pagamento delle tasse di tasca propria. Senta, apro una parentesi. Mi dà molta inquietudine sapere che non abbiamo ancora preso i soldi della prima puntata dello spettacolo che è andato della... Ma anche uno, perché ho avuto, ma perché? No, ma questa è una roba brutta. Ma perché non ci hanno pagato? Per quale motivo? Perché mi hanno fatto una lettera, poi la situazione è questa: mi hanno fatto un contratto per 6 puntate da 1 milione di euro. Naturalmente su questo io ho dovuto rispondere che io avevo preso i soldi almeno proporzionalmente a un sesto e avevo speso chissà quanto. Ora l'allestimento è costato 700.000 euro, poi avranno speso, quindi diciamo complessivamente sono usciti da quella vicenda con 1.000.000 o 1.300.000 euro di spesa che effettivamente poteva essere imputata a me o all'avventura della Rai. Sì. Spesa complessiva, spesa realmente, io non ho avuto una lira. Allora, ma perché? Perché mi hanno scritto che io avevo usato la televisione per i miei comodi. Ma tutti usano la televisione per i comodi propri. No, ma i miei comodi sarebbero stati, che avevo cercato di dire in una parte che avrebbe determinato la mia ibris non corretta, che io non ero mafioso e neanche Salemi, quella parte lì. Ah, ho capito. Però l'avvocato li ha convinti che questo non era vero, allora hanno fatto un contratto, abbiamo convenuto su un contratto compensativo, circa la metà, per produrre 5 puntate di pura arte, che non ho mai prodotto. Però allo stato, tra il passaggio da quel contratto al successivo, le contestazioni eccetera, allo stato né quella puntata né la preparazione del programma, che fu di alcuni mesi, è stata pagata una sola lira della Rai a me. Lo dico perché se qualcuno volesse fare delle polemiche, io non posso fare beneficenza Emergency perché non ho preso una lira, cioè non posso farla dando il niente che ho avuto, e quindi non posso fare il Bogest perché non ho avuto nulla. Bogest, tasse comprese, risulta che per quello che ha da dire Celentano e per questa masochistica determinazione, mi pare che la moglie non glielo consentirà, di pagare le tasse su quello che dà ad altri, gli converrebbe stare a casa, perché non avendo niente da dire, andando a fare un'operazione che lo porta a rimetterci, potrebbe darsi malato. Io gli suggerirei di darsi malato e di fare come me, che non ha preso una lira, quindi suggerirei, perché a questo punto comincerò a fare un articolo a favore di Celentano. Di questo punto, cioè quello che mi colpisce di più, non che lui dia i soldi a Emergency, ma che lui ci paghi pure le tasse, questo mi commuove, e mi induce a suggerirgli di stare a casa, perché stare a casa lo farà rimpiangere e farà da molti dire chissà cosa avrebbe detto. Sì, è vero. Per cui io gli suggerisco di fare questo ultimo colpo di scena, dice purtroppo non vado, spero che mi paghino lo stesso, ma sono in malattia. È vero, perché ci sarebbe l'assedio dell'assenza e poi tutto quello che la gente dice chissà cosa avrebbe detto. Non è venuto chissà cosa doveva dire. Vabbè, comunque questa, insomma, questo il mio articolo è sicuramente stato parzialmente scatenante, sì, gli certo. altri due o tre sicuramente lo hanno ulteriormente mosso.
quanto alla motivazione dei due o tre è una motivazione nobile, invece la mia è ignobile. Io ho fatto il mio articolo solo per invidia, sì, solo perché avrei voluto essere io al suo posto e perché mi sarebbero stati comodi quei 750.000 euro, che sono quelli che mi sono utili per sistemare alcune situazioni, e non li avrei dati a Emergency e neanche alle sette città dei sette sindaci. Sì. Sarei stato pessimo, sì, però avrei avuto un vantaggio rispetto a lui, che avrei avuto delle cose da dire. Sì. Senta, lo sa che lui sta lavorando per portare sul palco Grillo, Beppe Grillo, insieme a lui? Non ho capito. Celentano sta lavorando per portare sul palco di Sanremo Beppe Grillo insieme a lui. Ah sì? Sì. Queste sono il secolo notizie che apprendiamo dal secolo XIX, che, come lei ben sa, essendo in territorio, ha informazioni di prima mano. Territorio è Cantù. Del secolo? No, secolo XIX è Liguria. Sì, ma Celentano è di Cantù. Quindi di sì, no, no, di territorio il secolo XIX, dico, sta là, sta a Genova, e quindi le notizie che arrivano da Sanremo ce l'ha di prima mano, gioco forza, insomma, no? E quindi sta raccontando il secolo XIX che probabilmente... No, ho capito, lo so benissimo, però ieri gli ho dato delle dritte sulla nomina del nuovo direttore del settore artivisivo e della Biennale, che è uno a cui confronto Celentano sembra Hegel, questo, o Beethoven, quindi li conosco bene, dico, ma la fonte di Sanremo rispetto al secolo XIX, sì, non può prescindere dal bunker di Cantù dove abita Celentano, sì, il sì, quale sì. Sicuramente non ha rivelato una cosa per essere scoperto, per cui è una notizia sicuramente falsa. E allora, vabbè, come tale la prendiamo. Dal bunker di Cantù. Dal bunker, mi piace. Dal bunker di Cantù non possono che uscire dai pensieri. Bunker di Cantù, mi piace, perché vedo la Mori come una sorta di Eva Braun, nell'atto che non è finale, fortunatamente per loro, ma gestire tutta la vicenda all'interno del bunker di Cantù. Da cui si spiega, il bunker di Cantù è una emanazione territoriale della situazione di Afghanistan, nella quale lui vive con Emergency, cioè lui in realtà ha Cantù, per lui è vicino a Kabul, infatti la U e il K, loro stanno lì, c'è la U in comune, Kabul e Cantù, e lui c'ha il suo bunker lì, dove vive a fianco del presidente di Emergency, il valoroso Gino Strada. Gino Strada è uno degli uomini, un ottimo cantante, un ottimo, veramente un urlatore formidabile, che... E quindi lui da lì emana, insomma. Per cui... Che poi c'è la U anche di bunker, appunto, Cantù, bunker, Kabul, Kabul. Poi ha una geografia meramente chilometrica e soprattutto territorialmente determinata, ma la geografia profonda vede dei nessi, per cui Cantù è il bunker di Kabul, il bunker dell'Afghanistan vicino a Kabul, dove lui sta con Gino Strada. Certo, fantastico. E tra l'altro, come lei sa, aveva cominciato la sua attività con Gino Latilla. No, non è vero. Non si ricorda il duo Strada Latilla? Ma non è vero. Quando cantavano a Voghera. Il povero Gino Strada con Gino il valoroso Latilla. Sì. Ma... Gino Latilla e Gino Strada sono noi. Sì, per quello che lui è. Beh, altrimenti lei. No, lei li ha accomunati perché le è simpatico il nome Gino. Allora ci ha buttato dentro. Siccome ha detto che è un grande cantante Strada, allora gli ha buttato dentro anche un Gino Latilla. Io però ho notizie che Celentano voglia portare a Sanremo un figlio di Latilla. No, non è vero. Che ha due L come Grillo. E Gino Latilla. E così loro procedono per vocali e consonanti. U, L, L, L. Cioè, insomma, lui è un po' da scimmione per il nostro, non è che conosce bene. Allora, Grillo, Latilla, Kabul, Bunker, Cantù. E attenzione, perché potrebbe esserci il patrocinio della Brambilla a questo punto. Brambilla, però è fuori gioco. È fuori gioco. Sì. Però c'è anche da dire, questo tipo di conversazione che stiamo facendo, che ha un'aria vagamente dada, o patafisica, è già nell'ordine di quello che voi fate ogni giorno con la pariete. Non c'è dubbio su questo. Che tocca questo, la pariete sulle sottigliezze delle consonanti e delle vocali. No. Non sia spietato. No, lo dicevo perché eravamo già in quel clima lì, questo clima speciale, con me quando si passa i cappotti. Ecco.